Castel San Lorenzo, Salerno. Lavori strada ex SS488. L'amministrazione, attraverso una nota stampa pubblicata il 14 luglio, su Facebook sulla pagina ufficiale del comune, ha comunicato quanto segue. Queste righe per segnalare diverse novità che interessano la ex SS488, i lavori al chilometro 30 circa, frana Salvatina. Oggi l'impresa esecutrice sta posando le barriere laterali di protezione mentre il fondo stradale è stato scarificato per effettuare la stesa di binder, intervento al chilometro 23 circa, due strade, in agro di Roccadaspide. Lunedì 17 luglio 2023 inizieranno i lavori di sistemazione del ponticello, ormai in rovina, il cui rischio di crollo produceva già la riduzione della carreggiata. I lavori non potranno essere eseguiti su metà carreggiata per volta, ma dovranno interessare contestualmente l'intera sede stradale. Purtroppo, l'involuzione del pericolo di crollo delle arcate ha imposto un'anticipazione dei tempi di realizzazione delle opere e una modifica delle relative modalità di svolgimento. Pertanto, da lunedì si renderà necessaria la chiusura della ex SS488 in quel tratto, con deviazione della circolazione stradale sulla SS166 e sulla strada comunale in Sertone. I lavori potrebbero durare alcune settimane. Che dire, alcuni disagi si risolvono mentre altri sacrifici si rendono necessari per migliorare la sicurezza della nostra viabilità. Confidiamo nella vostra consueta comprensione e nella vostra fattiva collaborazione. In ossequio ai principi che caratterizzano la voce del Meridione, seguiremo l'intera opera in corso, grazie ai nostri cronisti di strada. Il ripristino della viabilità per il territorio e la messa in sicurezza è fonte primaria per l'economia e la salute di chi ha scelto di vivere nella propria terra. Per noi della Voce del Meridione, ogni intervento che porti alla risoluzione di problemi che causano disservizi alla gente, rappresenta la posa di un mattone dei diritti. La Voce del Meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.